Lucio? Vieni qua. Vieni a sederti accanto a mamma. Accanto, ho detto. Caro. Ti sei accorto che ti ho sempre voluto bene? No. Come no? Forse ero un po' distratto. Non eri il mio prediletto, certo. Ma in fondo, chi ti ha tirato su? Per tirar su mi ha tirato su lei. Vedi? Il guaio è che prima mi ha sempre buttato giù a son di botte. Per il tuo bene. Per il tuo bene. E ora che è l'occasione di dimostrarmi la tua riconoscenza, spero che non rifiuterai. E cioè? Quando il maggiore chiederà la colazione, tu scioglierai nel latte qualche pastiglia di sonnifero. E quando si sarà addormentato, lo porterà in soffitta nel tuo letto. Così se verranno a cercarlo, nessuno lo troverà. Scusa, ma come avvocato devo dirvi che stiamo rasentando il codice. Oh, Lucio non ha questi scrupoli, vero, Lucio? Io? Scrupoli io? Ma chi ci pensa? Sotto questa giacca a righe vibra l'istinto di un ribelle. Bravo! I tuoi fratelli ti aiuteranno, se vuoi. No! No! No, no! Ci penso io, faccio tutto da me. Sì, prima lo addormento con un pugno, poi me lo carico sulle spalle e lo porto su col montacarichi. Da solo? Sì, mamma, anche perché quel maggiore mi sembra un uomo un po' leggero. Zitto, viene gente. La la la, la la la, la la la, la la. Oh, buongiorno a tutti. Buongiorno. Avete saputo l'ultima notizia? È appena arrivato il maggiore Furia. Un altro? Ma sei di sopra che sta dormendo? È impossibile, l'ho incontrato ora con il colonnello. Gli stava spiegando perché è arrivato con un giorno di ritardo. È un biondino molto simpatico, devo dire. Ah, perché tu ti incontri con il colonnello? Caro, come mai ti preoccupi tanto di me? Fino ad ora non pensavi altro che a Jacqueline? Sì, ma si dà il caso, cara, che io non voglio passare da stupido. E tu invece di passare, stai fermo. E tu stai zitto, idiota! Ludovico? Sì? Non trattar male Lucio!